E allora eccoci qua, bentornati. Salve a tutti. So che non c'è stato un tempo molto lungo per mangiare, ma insomma, dai, ci siamo riposati. Questa avevamo detto che dovevamo fare una maratona, nella maratona di 42 km non si mangia. Allora, gli ultimi 32 km sono i più duri, gli ultimi. Al 32esimo chilometro diventa sempre più difficile arrivare in fondo e bisogna essere allenati. Ma voi siete già allenati per i convegni, le conferenze. Pensate questa situazione come ci sta comunque aiutando nel stare insieme, nel condividere, nel divulgare, nel poter essere utili per migliorare la formazione. E stasera siamo riusciti a avere il bis del dottor Ernesto Burgio che verrà alle 18:30 a fare il dibattito, quindi risponderà a tutte le domande. Sarà veramente bello. E anche il dottor Vincenzo Simonetti ci darà una mano, perché insomma anche lui che si occupa da sempre di ossigeno-ozonoterapia, abbiamo visto oggi quanto l'endotelio ricopra un ruolo fondamentale. Il danno endoteliale, quindi proteggere l'endotelio è fondamentale. Da sempre, io, come avete visto nella presentazione introduttiva di questa mattina, parlo di disfunzione mitocondriale, di DNA mitocondriale. Ci terrei ancora una volta a trasferire un concetto che finché noi non prendiamo in considerazione il mitocondrio e il danno mitocondriale, l'endotelio, la disfunzione endoteliale e la carenza di ossigeno e il microcircolo all'origine di qualsiasi problema o patologia, possiamo trovare dei rimedi, ma non andiamo alla causa. Quindi noi continueremo a dire, vabbè, vi faccio un esempio. Le recidive dei tumori non sono un caso. Le recidive delle malattie oncologiche partono sempre dal fatto che il terreno di quella persona ha una predisposizione nella costituzione, del terreno oncologico con una disfunzione mitocondriale microcircolatoria ipossica e quindi che crea un danno a livello, un'infiammazione silente che poi si sviluppa proprio in quella malattia. Quindi è molto importante avere chiara questa cosa perché tutto parte da una disfunzione mitocondriale, da una carenza di ossigeno. Vi ricordo che la nostra riprogrammazione, rigenerazione cellulare, come ci ha insegnato anche stamani il grande professor Mauro Biava, ha bisogno di tempo. Quindi le persone che pensano di prendere un nutraceutico o di fare una terapia, come abbiamo visto, la terapia chelante ci vogliono dai 6, 9, 12 mesi in certe situazioni per ripristinare l'intossicazione e togliere e rimuovere i metalli pesanti. E la rigenerazione dei tessuti e delle cellule avviene per alcune cellule in 3, 6, 9, 12 mesi. Quindi quando si inizia una terapia rigenerante, ristrutturante, preventiva, è bene tenere in considerazione questo periodo, dei 3, 6, ma soprattutto arrivare ai 9, 12 mesi per fare una riprogrammazione delle cellule in maniera ottimale. Pensate questo quanto sia fondamentale nei padri, nelle madri prima del concepimento. Pensate quanto questo sia importante nei primi 1.000 giorni di vita. E proprio per questo, siccome noi stiamo lavorando su questo aspetto, è fondamentale che i ginecologi e poi i pediatri incominciano a lavorare in sinergia, ma non creando dei giardini da coltivare,
Ma cercare, ma coltivare delle, degli, cioè, creare degli oceani di consapevolezza, di confronto, dove tutte queste gocce e questa clinica che possa essere portata a favore del miglioramento dell'approccio multidisciplinare di cui c'è sempre più bisogno. Ed ecco perché ho invitato oggi, ed è un onore parlare, averla qui, una pediatra che da sempre si batte, veramente per lei è una grande sfida, portare nuova consapevolezza, nuova luce, mi sembra di avere a che fare spesso con a giocare a sordo, ciechi e muti, perché non si capisce che quando le cose con ricerca scientifica che vengono presentate ai congressi poi troppo spesso rimangono lì dentro il congresso e alla fine ti dicono bravo, ah, che bello, sì, c'hai ragione, però poi nessuno che unisce veramente le forze passa all'azione. Quindi, Cristina, carissima, ci sei? Ci sono. E quindi Cristina, penso di aver insomma lanciato questo sasso nello stagno che tu da sempre, no? Promuovi con tanta passione, professionalità, scienza, ricerca, ed è un onore passarti la parola per introdurre questo argomento così indispensabile per il futuro delle nostre generazioni. Va bene, grazie mille per questa fantastica presentazione e allora inizio. Dunque, ditemi un po' se vedete, io non vedo quello che dovrei, No, però devi l'ho ancora. fatto. No, non è, no, devi condividere la relazione. Share screen, share screen, perfetto. Ora sì. Ok, ora lo vedete, perfetto. Brava, brava, perfetto. Ok, Grande. allora. Dunque, ok, qui questo non funziona, aspetta, abbiate pazienza, ok.